Ciao, allora avevo iniziato a registrare un video anche prima e ho parlato tipo per una decina di minuti, poi mi sono accorta che non avevo avviato la registrazione, quindi niente, ho parlato 10 minuti come una scema guardando l'occhio della videocamera per niente. Questo rumore che sentite in sottofondo è mio figlio. Mi vorrei scusare con voi per la scarsa qualità dell'immagine, per lo scarso audio, per tutto, però sto registrando con la webcam integrata nel computer. Questo perché ho sì una videocamera che registra anche in HD, quindi avrebbe la possibilità di fare anche dei filmati buoni. Solamente che ho questo bambino piccolo e quindi non avrei il tempo materiale per registrare un video, modificarlo, tagliarlo, editarlo e caricarlo qui su YouTube. Quindi io da qui vado direttamente su carica video, registro, la qualità fa schifo, probabilmente l'audio anche, però faccio prima, scusate. Allora, questo è un video di acquisti che ho fatto ieri. Cioè, veramente, alcuni acquisti li ho fatti ieri, alcuni li ho fatti la settimana scorsa, però insomma ve li faccio vedere tutti insieme. Sono andata da Sephora, da Kiko, e sono andata da Bottega Verde, dove in questo periodo ci sono un bel po' di sconti buoni. E poi sono andata da Queen, che come sapete vende sia Essence che Catrice. Comunque vorrei iniziare con l'acquisto più bello che ho fatto ieri, che è questa qui, questo qui, la palette Naked di Urban Decay, che sicuramente conoscerete già tutte. Allora, l'ho comprata perché ho visto qualche giorno fa il video di una ragazza che ora mi dispiace, però non mi ricordo proprio come si chiama. Molto carina, che aveva fatto un trucco molto semplice ma molto bello con questa palette. E quindi sono stata tentata di andarla a vedere dal vivo e devo dire che i colori sono molto 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 belli, quindi naturalmente l'ho comprata come una capra che segue il gregge, sono andata a comprarla anch'io. Allora, la confezione è questa, e praticamente è in regalo, ma vabbè, non penso che sia il regalo, c'è anche questo campioncino, diciamo, del primer potion. Poi si apre, quindi questo è il primer potion, se riesco a toglierlo. Ecco, vedete, è piccolino, però insomma meglio di niente. E questa è la palette, tra l'altro ha una confezione fighissima perché è tipo di velluto, tipo vellutino, se riesco a staccarla, mamma mia. Sì. Ecco qui. La confezione è tipo di velluto, cioè non tipo, è di vellutino, molto molto carina, piccola, quindi si può mettere benissimo nella borsa. Dentro ha questo specchiettino e poi qui tutti i colori che vedrete malissimo perché ve l'ho detto, la qualità è quella che è, fa schifo. Comunque sono molto molto belli, alcuni sono satinati, alcuni sono matte. A dire la verità, per la maggior parte sono matte, solamente scusate, satinati, leggermente shimmer. Solamente tre mi sembra sono matte, il Virgin, il Naked e il Buck. Per il resto sono tutti abbastanza satinati. Questo è un pennellino che a vedere così mi sembra abbastanza buono, ha delle setole che non sono male. Ed è molto 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 carina, penso che ci si possa sbizzarrire per fare dei trucchi molto carini. Io poi comunque sugli occhi utilizzo colori di questo genere, insomma. E costa 40 euro, 40 euro non sono pochi, però se ci pensate è una palette fatta composta da 12 ombretti, quindi se poi vi fate il conto all'incirca sarebbe sui 3,70-3,80 l'uno, insomma. Magari comprata così tutti insieme può essere una bella botta, perché anch'io quando ho visto il prezzo ho detto caspita, però penso che ne valga la pena. Ancora non l'ho usata perché come vedete è ancora imballata, però mi piace. Allora, se scusate, mi vedete fare qualche faccia strana è perché ogni tanto guardo mio figlio, gli faccio qualche sorrisino, non sono scema. Sentite, vabbè. Quindi palettina Naked. Sempre in un video di questa ragazza avevo visto il kit Brosa Go Go di Beckett e anche di questo me ne sono innamorata. Questa, anche questa è una palettina.
che all'interno contiene, oltre a 10.000 fogliettini illustrativi, contiene una cera, che è questa qui, e poi due polveri, una un po' più chiara e una un pochino più scura da applicare sulle sopracciglia. Qui mi è caduto tutto. Poi c'è questa matita qui, un pennellino, questo pennellino che serve per andare a definire meglio il colore, una parte a punta tagliata, vedete? Tipo quelli da eyeliner. Una parte a punta tagliata e l'altra parte è fatta così, tipo a lingua di gatto, che serve per stendere la che ser servono per stendere una volta la cera e poi la polvere. Vabbè, va, prima è applicata la cera in modo da fissare meglio le sopracciglia e poi le due polveri che, se volete, si possono miscelare per avere un risultato intermedio. Io comunque penso che utilizzerò prevalentemente questa qui scura perché ho le sopracciglia abbastanza scure, quasi nere. E poi qui ci sono due illuminanti, questo è tipo un color champagne, qui sembra tutto uguale, mi dispiace. Color champagne è questo rosa e poi una pinzettina, vedete? Questa pinzettina qui. Questo kit non costa poco perché costa 32 euro, però promette di fare miracoli. Quindi se veramente è buono e fa le sopracciglia belle come ho visto nel video di questa ragazza, è una spesa che secondo me è ben fatta. Sempre da Sephora ho preso questo, l'Express Nail Polish Remover, che non è altro che un solvente, un acetone, in cui voi praticamente infilate il dito dentro con lo smalto, lo girate, lo tenete dentro un minuto e praticamente dovrebbe venire via lo smalto. Questo viene 9,90 euro e sono 75 ml di prodotto. Poi da Sephora non ho comprato più niente, però ho fatto la sfacciata e mi sono fatta dare dei campioncini perché ero interessata a tre prodotti che, bene o male, sono simili. Il Professional di Benefit, il Dr. Feel Good sempre di Benefit e, ora sinceramente non mi ricordo come si chiama, però la base per il viso della Urban Decay. Siccome tutti e tre i prodotti hanno dei prezzi non proprio economici, mi sono fatta dare i campioncini e se volete vi saprò dire come sono. Questa qui è il campioncino della base di Urban Decay. Questo è il campioncino di Dr. Feel Good. Non è che si sia sprecata molto la commessa, però vabbè, meglio di niente. E questo è il campioncino del Pore Professional, sempre di Benefit, che questa, a differenza degli altri due, è anche abbastanza colorato, dà già un po' di colore. Li voglio provare perché sono curiosa di sapere come sono. Ok, per quel che riguarda Sephora abbiamo finito. Sono andata da Bottega Verde dove ci sono gli sconti e sono stata tentata da questa maschera contorno occhi, antiborsa e antiocchiai per tutti i tipi di pelle al mirtillo. Veniva poco perché, come vi dicevo, ci sono gli sconti, quindi l'ho pagata circa 3,90-3,78 euro, mi sembra. Però ancora non l'ho utilizzata, non so com'è. Sono 30 ml di prodotto e praticamente niente, va stesa sul contorno occhi, lasciata agire 5 minuti e poi va risciacquata proprio come una maschera per il viso. L'odore è buono perché l'ho provato un po' sulla mano e devo dire che mi piace. Speriamo che sia efficace perché io purtroppo è da un sacco di tempo che lotto con le borse, no, borse no, con le occhiaie, poi da quando ho avuto il bambino, figuratevi ancora di più. E nonostante che usi contorni occhi, faccia impacchi al cetriolo e tutto quanto, la situazione insomma non è proprio ottimale. Spero che questa insomma non mi deluda. E poi ho comprato questa scrub maschera all'albicocca con olio e granuli di nocciolo, scusate, di albicocca, perché mi trovo bene. Questa l'avevo già comprata all'incirca un mesetto fa a prezzo pieno, cioè 18 euro, e ieri l'ho trovata 3,8 euro, cioè quindi voi non vi dovete immaginare quando l'ho vista, ho detto mamma mia. Vabbè, comunque sono 50 ml di prodotto ed è uno scrub che secondo me è eccezionale perché leviga la pelle, non la secca
secca troppo e si può utilizzare anche come maschera, cioè se voi lo utilizzate come scrub, vi fate lo scrub come al solito e poi lo sciacquate. Invece come maschera la tenete in posa all'incirca 5-10 minuti e vi lascia comunque la pelle veramente veramente liscia. Ve lo consiglio perché è buono, poi soprattutto adesso che è in offerta 3,98 euro, insomma ne vale la pena, quindi anche se magari non vi piace avrete speso 4 euro, non come me che furbamente ne ho spesi 18. Sono andata da Kiko e ho comprato il Cleansing Foam, che è una mousse detergente delicata della linea nuova che è uscita di Kiko. Mi sembra che si chiami Pure Clean, cioè una linea per pulire, per detergere la pelle. Questa è una mousse, sembra acqua, però al contatto con, cioè una volta che premete l'erogatore, diventa una mousse da applicare sul viso. Mi è piaciuta per l'odore, perché l'ho provata anche sulla mano lì in negozio e non mi sembrava un prodotto aggressivo, non avevo una profumazione che mi dava noia, perché comunque a me i prodotti troppo profumati, sia bagnoschiuma che detergenti che prodotti sul viso, non mi piacciono. Questa aveva un odore delicato e quindi ho voluto provarla. Questa è per pelli, dove ho scritto? Pelle delicata. Allora, io non ho pelle né delicata né sensibile, ce l'ho normale tendente al misto, quindi che mi si lucida un po' in questa zona T. Però la commessa mi ha detto: guarda, se comunque non hai particolari problemi di pelle, prendi questa, perché ero più tentata da una mousse che era per pelli, mi sembra, miste e oleose. Quella mi ha detto, la ragazza mi ha detto, quella è proprio per chi ha una pelle veramente grassa, veramente, tra virgolette, unta. Tu comunque, se non hai questo grosso problema, ti consiglio di prendere questo detergente qui, perché comunque è delicato e va per tutti i tipi di pelle. Ancora non l'ho provato perché ve l'ho detto, l'ho preso ieri, però ripongo grosse aspettative. Questa mi sembra venga a 6,90 euro. Tutta la linea all'incirca andava sui 5,90 euro, 6,90 euro. C'erano, mi sembra, salviettine, c'era questo detergente, c'erano dei tonici, dei latte struccanti. È una linea nuova che, boh, spero sia buona. Quasi finito. Sempre da Kiko ho comprato due ombretti. Questo qui che è viola, un viola e un verde. Fino alla settimana scorsa c'era la promozione degli ombretti a 3 euro, però appena ho messo piede dentro a Kiko mio figlio ha iniziato a strillare e sono dovuta scappare. Quindi questo qui è quello viola, è un bel viola che qui sembra blu, non capisco perché, e questo è un bel verde. Li ho pagati a prezzo pieno 4,90 euro, ma ve l'ho detto per quale motivo non ho potuto comprarli l'altra volta. E poi ho preso tre matite, una Glamorous Eye Pencil, che è questa qui, molto carina. Questa qui, che non vedrete, va bene. E due eye pencil della linea normale, matita occhi. Anche queste due qui erano in offerta la settimana scorsa a 1,90 euro, ma non ho potuto prenderle, quindi anche queste le ho prese a prezzo pieno. Questa è un verde metallizzato, oliva elettrico, e questo è un azzurro puffo molto carino, sempre metallizzato, vedete? Questa è quella verde, questa è quella color puffo e questa è la Glamorous Eye Pencil, che questa viene 4,90 euro. Questa qui, 4,90 euro, e queste 1,90 euro mi sembra, non mi ricordo. Infine sono andata da Coin e ho comprato alcuni prodottini di Catrice. Allora, ho preso due Kajal designer e un col Kajal. Da Coin hanno un po' di sconti sia per quel che riguarda Essence che per quello che riguarda Catrice. Di Essence non ho comprato nulla perché avevo praticamente tutto. Di Catrice invece, come vi dicevo, ho preso queste. Questo è un col Kajal sul verde acqua.